Assessore Paola Cianci, Vasto è una città attenta ai giovani, ripartono i corsi del progetto Giovani e anche lo sportello Informa Giovani. Vasto cerca tramite le politiche giovanili di coinvolgere i giovani nelle scelte di tutte quelle iniziative che sono destinate proprio a soddisfare le esigenze dei giovani, e lo facciamo con due servizi che sono previsti nel piano sociale di zona, ovvero l'Informa Giovani e il progetto Giovani. Quest'anno ci saranno due nuove gestioni, l'Informa Giovani sarà gestito dalla PMI Service, mentre il progetto Giovani dall'Associazione di Promozione Sociale Il Grillo. Tante le novità per il progetto Giovani: ci saranno tanti corsi, i primi cominceranno proprio per la metà di dicembre, un laboratorio, un workshop di musica e diritto d'autore tenuto da Fabio Falcone, a gennaio partirà il corso di pittura con Davide Scutece, poi avremo il corso di edizione, quest'anno abbiamo anche la categoria dedicata al benessere e all'equilibrio psicofisico, mentre per quanto riguarda Informa Giovani è uno sportello di orientamento allo studio e al lavoro che supporta i giovani proprio nelle scelte che dovranno fare e che poi determineranno il loro futuro in campo professionale e di accesso al mondo dello studio e quindi dell'università. Approfitto per ringraziare chi fino a qualche mese fa ha gestito questi servizi, ovvero l'associazione Sideshow, quindi Alessio Mariannacci e Fabio Neri, e l'associazione LKL di Claudia Di Foglio, che ha gestito lo sportello Informa Giovani. Quindi invitiamo le ragazze e i ragazzi a prendere informazioni che daremo tramite i canali social Instagram e Facebook, quindi sulle pagine del Centro Berlinguer, a prendere tutte quelle informazioni che si susseguiranno rispetto alle date e ai contenuti dei corsi che partiranno.